Ciao, benvenute guerriere, rinfresco chi sono, che faccio, dove vengo. Facevo ginnastica dolce e aiutavo nei corsi di judo in una palestra di Tolentino a SD Tatami Club prima del Covid, poi per esigenze lavorative, organizzative, mie personali, della mia famiglia, ho preferito continuare a fare qualche video per stimolare chi avesse voglia di continuare a muoversi, di riprendere a muoversi, pigri e anche persone con problemi. Ho proposto questi video di ginnastica dolce molto semplici, brevi, a volte un po' più lunghi, che aiutano a riavvicinarsi. È ovvio che un istruttore dal vivo è sempre meglio di un video, ok? C'è un altro impatto e quindi ve lo consiglio caldamente. Però se per diversi motivi uno non può e si aiuta con qualche video e da lì trova uno stimolo, è un aiuto in più per non fermarsi completamente, perché siamo fatti per muoverci e stando troppo fermi i problemi si amplificano. È ovvio che ci sono delle situazioni in cui si deve stare per forza fermi e quindi non riguarda questa situazione qui. È ovvio che ognuno deve valutare la sua situazione, quindi valuta se un certo movimento lo può fare o non lo può fare. Ognuno ha la sua situazione. I movimenti sono molto semplici, molto dolci, e ognuno li adatta alla sua situazione. Ok, andiamo. Non cominciamo con la camminata, presupponiamo che abbiamo già camminato un po'. Andiamo a fare i soliti tre bei respiri. Inspiro, le braccia in alto e poi fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Ok, una parentesi, sulla descrizione del video metto un link del mini sito dove si possono trovare tutti i video postati su Oltre lo Specchio da quando ho cominciato fino adesso. Magari uno può trovare spunto in un video o in un altro, oppure vedete voi, ok? E comunque è sempre meglio attivarsi. Questa sera ci sono tante amiche zanzare che ci tengono svegli, però non ci importa, andiamo avanti lo stesso. Quindi fatti tre respiri, andiamo questa volta a sciogliere le spalle, a ruotarle verso dietro. Sempre quando faccio gli esercizi, quando mi ritaglio questo spazio, cerco di mantenere la colonna dritta. Logico, le curve naturali devono essere conservate, ma cerchiamo di mantenere il mento verso il petto e l'ombelico verso la colonna, tirando come due zanzarine che ci pungono i glutei, tirando leggermente, che ci aiuta a mantenere una postura più corretta. Quindi giro una decina di volte le spalle verso dietro, una decina di volte le spalle verso avanti. Il respiro è naturale, cioè seguo il mio naturale ritmo respiratorio. Inspiro ed espiro possibilmente con il naso. 1, 2, 3, 4, 5, ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Poi cambio, giro in avanti, 1, 2, 3, 4, 5. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. E rilasso. Ora vado a unire le spalle dietro e poi rilasso. Altre due volte, unisco e rilasso. Unisco le spalle dietro, le scapole e rilasso. Ripetiamo ancora una volta, unisco, respiro regolare, rilasso,
unisco, rilasso, unisco e rilasso. Ok, adesso andiamo a sollevare le due spalle in alto e poi le teniamo su, inspiro e poi le lascio cadere. Inspiro sulle spalle e le lascio cadere. Inspiro sulle spalle e le lascio cadere. Quindi ancora, ripetiamo altre tre volte. Inspiro sulle spalle e le lascio cadere. Inspiro sulle spalle, le lascio cadere. Inspiro sulle spalle e le lascio cadere. Ora ripetiamo l'esercizio, ma sollevo le spalle e tiro dentro il collo, ok? Continuo a respirare, inspiro e poi rilasso. Inspiro e rilasso. Ancora una volta, inspiro e rilasso. Ripetiamo altre tre volte, quindi inspiro, sollevo le spalle, tiro indietro il collo e rilasso. Inspiro, tiro indietro il collo e rilasso. Ancora una volta, inspiro, tiro indietro il collo e rilasso. Ok, adesso andiamo a sciogliere il movimento delle braccia, tutte e due insieme, quindi una come se nuotassi verso dietro, ok? Lascio libero il corpo di assecondare il movimento, non resto ferma, ma proprio come se nuotassi, ok? Respiro naturale, le braccia non sono iperestese, ma morbide. Cerco la fluidità del movimento, sentendo le zone del corpo che sono un pochino più rigide, cerco, mentre faccio il movimento, di scioglierle, mentre respiro, sciolgo il movimento. Ginocchia leggermente flesse, ombelico leggermente verso la colonna, glutei leggermente tirati. Rilasso e muovo dolcemente le braccia verso dietro. Questo movimento lo faccio una ventina di volte verso dietro. Se non riesco a alzare un braccio per qualche motivo, che in questo sito, inoltre lo specchio, dove ci sono persone in varie situazioni con terapie in atto o con interventi in atto, regolatevi voi, ok? Se non riesco a fare questo, faccio quello esterno o muovo solo un braccio o provo a immaginare a fare questo, lo faccio con una certa delicatezza, magari diminuisco il numero delle ripetizioni, provo a rimettermi mentalmente in quell'ottica di farlo, ma cerco di ascoltare il mio corpo e di sentire il dolore e di seguire le indicazioni del fisioterapista oncologico esperto del nostro caso che ci sta seguendo. Questo è una parentesi che dovete tenere sempre in mente. Tenete sempre in mente le vostre attuali condizioni fisiche e soprattutto le medicine, la situazione, proprio le terapie mediche che state seguendo e i consigli dei vostri esperti, ok? Quindi via morbido il movimento 1, respiro naturale, regolare, 2, 3, ruoto la testa col braccio che va dietro, 4, 5, 6, 7, ginocchia flesse, 8, 9, 10, ottimo, continua, non ti fermare, 1, ombelico verso la colonna, 2, 3, respira, inspira col naso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ottimo, scrolla le braccia, rilassale e adesso andiamo a sciogliere il movimento della testa. Questa volta usiamo il segno dell'infinito, disegniamo un 8 rovesciato con la testa,
via, uno, una ventina di volte, due, respiro naturale, tre, quattro, ginocchia flesse, cinque, sei, movimento fluido, sette, otto, 9, 10, ok, continua per altre 10 volte, ginocchia flesse, ombelico verso la colonna, via, respiro naturale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, benissimo. Ora, sempre con le gambe aperte come le anche, ginocchia flesse, spalle rilassate, ruoto la testa una volta in un verso, una volta nell'altro. E là lo sguardo segue il movimento della testa, anche questo lo facciamo 10 volte in un verso, 10 volte nell'altro e via 1, 2, 3, respiro naturale, 4, 5, 6. 7, zanzara, 8, 9, 10. Ora resto ferma così, tengo la mano tranquilla. Respiro, inspiro, l'addome si gonfia, espiro 1, inspiro 2. Respiro, inspiro 3, espiro, inspiro 4, espiro. Comincio da qua, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, mantengo la posizione. Ci sarà una parte che è più rigida e una che è un po' meno rigida. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4. Fuori l'aria, inspiro, espirando, scelgo la posizione, vado a portare l'orecchio verso la spalla, a destra e a sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mantengo la posizione, tengo la testa ferma, porto il braccio dietro, inspiro 1, l'aria entra, espiro 1, inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro 5, fuori l'aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione, ora vado di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Tengo la testa, il braccio lo metto dietro e conto, inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, arriviamo a 5 perché prima mi sono sbagliata, sono arrivata a 5, inspiro 5, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Ora allungo il mento verso l'alto, stendo e poi vado col mento verso il petto, quindi stendo il mento, lo spingo verso l'alto e poi lo porto verso il petto, una decina di volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutte e due le mani sopra la testa, mantengo il mento verso il petto. Inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2. L'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, anche questa volta arriviamo a 5, inspiro 5, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Ok, adesso andiamo a lavorare con le braccia. Riprendiamo l'esercizio di prima, quindi una mano su, una mano giù, allungo, 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 allungo e rilasso. Lo faccio ancora, allungo, 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 allungo e rilasso. Ancora una volta, allungo, 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 allungo e rilasso. Stessa cosa faccio dall'altra parte, allungo, 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 allungo e rilasso. Allungo, 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 allungo e rilasso. Allungo, 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 rilasso e andiamo a fare l'esercizio di prima, ruoto verso dietro. Uno, questa volta guardo in avanti, due, tre, quattro, cinque. Questa volta cerco di sfiorare l'orecchio, ovvio, aggiustate il movimento in base alla vostra situazione attuale. 6, 7, 8, 9, 10, ok, ora parto con l'altro e vengo in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ora, per le più audaci che vogliono qualcosa in più, un braccio va da una parte e uno dall'altra. Provate a farlo lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10. E ora, prima andavo così, ora vado di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok, vado a sciogliere un po' le braccia, un braccio davanti al viso, mano dietro al gomito, mantengo la posizione almeno per 4 respiri,
inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Vado con l'altro braccio, mano dietro al gomito, spingo verso me e in là. Okay. Inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Adesso facciamo questo, vado a spingere tutte e due le braccia incrociate verso il basso e porto giù la testa, ok? Inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Andiamo a sciogliere ancora le nostre braccia. Porto dietro il braccio, lo vado a prendere così e tiro in là. Ok? Tiro in là e tiro giù la testa da una parte. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro, espirando, sciolgo la posizione e vado con l'altro. Porto indietro il braccio. Lo vado a prendere, tiro verso il basso e porto sempre senza esagerare. Il vostro campanello allarme è la sensazione di dolore che non ci deve essere, ma deve essere un'attenzione facile, comoda. L'orecchio verso la spalla e mantengo la posizione. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Ancora un altro esercizio per sciogliere le braccia. Appoggio il gomito qui sopra la testa, quindi lo metto qui sopra e vado con la mano qui dietro al gomito. Se non riesco a fare questo, provo a fare questo, ok? E spingo il gomito di qua, ok? Mantengo questa posizione per 4 respiri. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2. Fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Altro braccio, lo appoggio qui sopra per comodità e vado a spingere via. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando, sciolgo la posizione. Qualche esercizio di tonificazione, partiamo da
questa posizione delle braccia candelabro, gomiti sulla linea delle spalle, inspiro, espirando qui, apro e chiudo, inspiro, espiro, 20 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso sulle braccia candelabro altre 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso le braccia. Adesso da questa posizione vado su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso, unisco i due movimenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi rilasso le braccia. Ok. Adesso facciamo un esercizio per coinvolgere braccia e gambe, molto semplice. Quindi braccia aperte, fletto le ginocchia, quindi ombelico verso la colonna. Inspiro, espirando, vado a toccare o il ginocchio, se sono bravissima vado giù, se mi giro la testa vado a toccare il ginocchio, che okay. 1, 2, 3, apro, inspiro, quando espiro tocco. Se il ginocchio è poco, perché sono più sciolta, provo ad andare un pochino più giù. Tocco la gamba, ok? Se la gamba mi pare poco, provo ad andare a toccare il piede opposto. Proviamo ad andare a toccare il piede opposto. Se mi gira la testa quando vado giù, occhio, non fatelo, o fatelo con molta attenzione, ok? Ne facciamo 10. Inspiro, 1, 2, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Se andare giù era troppo, fermiamoci al ginocchio. Ci riposiamo un attimo e poi ripetiamo un'altra volta questa sequenza. Via. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mi vado a fermare. Ok, sciolgo un po' il movimento delle gambe. E adesso vado a tonificare un po' gli addominali dalla stazione eretta. Come faccio? Quando cammino vado a toccare il ginocchio opposto, ok? Sollevo il ginocchio, tocco il ginocchio opposto, prova ad arrivarci col gomito. Se questo mi sembra troppo, vado con la mano a toccare il ginocchio opposto, ok? Regolate il vostro movimento e le vostre ripetizioni in base alla vostra situazione di questo momento, non di domani o di ieri, ok? Via, facciamo per una ventina di volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop un secondo, qualche secondo, e riparto per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi riposo un po', rilasso, scuoto un po' tutto il corpo, faccio passare qualche minuto e poi ripeto altre 10 volte. Via, 20 volte, 10, 10 più 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piccolo break, qualche secondo e riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso e mi fermo un po'. Adesso ci mettiamo una mobilità dell'anca per sciogliere il movimento dell'anca. Appoggiamo bene una gamba, il piede va a fare presa sul terreno aggrappandosi come un artiglio, il ginocchio leggermente flesso e vado a lavorare solo con l'altra gamba. Sollevo e apro, ok? Sollevo e apro, sollevo e apro, lo faccio per una decina di volte con una gamba e poi con l'altra. Il respiro è sempre naturale, quello mio normale. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso, sciolgo un attimo il movimento delle gambe, mi do il tempo di ripristinare l'equilibrio, vado ad appoggiare l'altra gamba, artiglio
con il mio piede come se agganciassi il terreno, quindi sposto tutto il mio peso sull'altro arto e vado a lavorare con l'altra gamba, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ripeto la sequenza, ok? Quindi peso sulla gamba e vado a lavorare con la destra, via, respiro regolare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso un attimo. Sposto tutto il peso sull'altra gamba e vado a lavorare con la sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Sciolgo un attimo il movimento delle gambe, e vado un pochino più giù, vado a sciogliere il movimento delle piedi e delle caviglie, via. Appeso tutto sull'altra gamba, ruoto una decina di volte in un verso, una decina di volte nell'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggio un attimo, mi rimetto lì e via dall'altro verso. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tutto il peso sull'altra gamba, artiglio, sollevo e ruoto. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggio un attimo, riprendo l'equilibrio, via. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. Poi vado a muovere nelle varie direzioni, in avanti e indietro, in giù, in su, in giù, in su, in giù, in su, e destra, sinistra, destra, sinistra. Quindi in giù, su, verso l'alto, verso il basso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 volte destra, sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. Lo stesso con l'altro. In alto, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso. In alto, se ce la faccio, in alto, in basso, in alto, in basso, basso, in alto, in basso, e poi destra, sinistra, destra, sinistra, destra, ta, 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 ta. Adesso vado a lavorare un attimo sui polpacci, sulle punte, e rilasso una decina di volte, stop, e poi un'altra decina di volte, respiro naturale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi rilasso un attimo, scrollo le gambe e vado a fare altre 10 volte, vado sulle punte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e rilasso un po' le gambe, le scrollo un pochettino, poi vado sulle punte
faccio qualche passo in avanti e qualche passo indietro, sempre sulle punte. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Cammino un po' sulle punte, solo sulle punte. Vado laterale da una parte, laterale dall'altra parte. Ok? Ok. Adesso vado a fare un po' di stretching. Appoggio il tallone a terra, fletto il ginocchio, questo è morbido, e vado a prendere il piede. Se riesco, stendo la gamba, ma senza esagerare, la lascio leggermente flessa e porto la punta verso me, ok? Sempre molta delicatezza e non ci deve essere dolore. Inspiro ed espiro per 4 volte. Inspiro, l'aria entra nella pancia, l'addome si gonfia, rilasso, espiro e allungo. Inspiro 2, l'addome si gonfia, espiro 2. Inspiro 3, l'addome si gonfia, espiro 3. Inspiro 4, rilasso, espiro, prendo aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione. Poi dopo vado avanti con l'altra gamba, appoggio il tallone, fletto quest'altra, questo ginocchio è leggermente flesso, vado a prendere la punta, mano sul ginocchio, mantengo la posizione per 4 respiri. Inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione. Poi dopo vado a fare lo stretch del polpaccio, un piede avanti, le gambe sono aperte e porto un piede avanti, la gamba davanti è flessa, quella dietro è distesa, spingo avanti col bacino, ok? In questo modo, ok? Il ginocchio non supera la punta del piede, spingo avanti col bacino e mantengo la posizione. Inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione, sempre con le gambe aperte, spingo avanti l'altra gamba, fletto il ginocchio, mantengo la posizione, inspiro 1, fuori l'aria, inspiro 2, fuori l'aria, inspiro 3, fuori l'aria, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro, espirando sciolgo la posizione e rilasso. Ora, per rilassare un po' tutto il corpo, toglierci tutta la tensione da addosso e tutte le cose che vogliamo buttare via, facciamo questo esercizio semplice. Andiamo ad appoggiare il pugno qui sopra la zona lombare, fletto le ginocchia e molleggio con tutto il corpo, facendo una specie di massaggio per dietro con le notte. Ok? Molleggio e rilasso, posso anche chiudere gli occhi, rilasso tutto il corpo e faccio almeno 8 respiri. Posso stare rilassato, faccio sciogliere tutto il corpo. Inspiro ed espiro in modo regolare e posso fare questa specie di balzelli sul posto. Comincio con una cinquantina di molleggi e posso aumentare, ripetere la sequenza anche fino a 100, 200, quello che voglio. Rilassati, molleggiando.
e arriviamo almeno fino a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Io sto continuando a molleggiare e a massaggiare dietro zona lombare e a respirare in modo regolare. Ora ne conterò altri 50. Il respiro è naturale, inspiro, l'addome si gonfia, espiro, l'addome si sgonfia. Ne contiamo altri 50, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 48, 49, 50. Possiamo ripetere ancora questo movimento che libera un po', scrolla via le tensioni e come ci shakera un po' e ci rilassa tutto il corpo, butta via tutta la tensione. Deve essere un movimento tranquillo, sciolto. E questa è una di quelle più lunghe. Spero di avervi regalato un piccolo spazio solo per voi. Un caro saluto da Raffaela, un bacione e buon proseguimento. Ciao!